Salve a tutti e benvenuti a questa prima edizione del Video Games News TV. Apriamo questa nostra prima edizione di questo telegiornale con un servizio di Claudio Trollo. A te la linea. Tutti conoscono GameFAQ, sito dove molti videogiocatori vanno a cercare trucchi, consigli e soluzioni per i propri giochi. Il sito, oltre alla corposa comunità che si occupa di offrirci sempre degli aiuti, ci propone ogni giorno un sondaggio. Negli ultimi giorni il sito ci ha proposto 5 interessanti quesiti, ossia di un chiedendo di volta in volta se siamo già possessori di una 360, PlayStation 3, Wii U, Nintendo 3DS o PlayStation Vita. Tra queste scopriamo che la PlayStation Vita è stata la più regolata di questo Natale secondo i votanti, con circa 1200 selezioni, che hanno significato il 3% totale dei votanti di quel sondaggio, seguite da PlayStation 3 con 850 utenti che dicono di averla ricevuta per Natale, ottimo risultato anche per la Nintendo Wii U, il cui il ben 5% dei votanti ha dichiarato di averla trovata da scartare sotto l'albero di Natale. Di tutte le risposte possibili, che erano simili per i vari questionari, una delle più scelte e più votate è stata quella di non possedere la console richiesta in quel determinato sondaggio e di non essere interessati affatto all'acquisto. Scopriamo inoltre che tra chi ha risposto ai questionari le prime versioni di FAT di 360 e di PlayStation 3 sono quelle più presenti nelle case dei videogiocatori. Succhione! Dopo questo servizio di cui non si è capito molto e di cui probabilmente non me ne frega un cazzo, passiamo adesso a delle news per quanto riguarda i titoli più interessanti in uscita. Pochi giorni fa, degli addetti ai lavori al nuovo titolo da poco annunciato e atteso per il prossimo anno, Dark Souls 2, hanno detto che questo vanterà di un nuovo motore grafico. Non sappiamo ancora come questo si tradurrà in termini di veste grafica e gameplay, ma molti giocatori da tutto il mondo si chiedono già se questo saprà far loro aumentare i propri orizzonti per quanto riguarda bestemmie e invettive di vario genere. Ricordiamo che di entrambe ne è stato fatto quasi ogni uso possibile e immaginabile come i due precedenti episodi della stessa saga, Demon's Souls e Dark Souls. Fresca fresca è la notizia che in Tomb Raider, ultimo capitolo della nostra eroina Lara Croft ancora in produzione, sarà possibile utilizzare una qualche modalità multiplayer. Ovviamente tutti quanti ci chiediamo quali imbarazzanti e ambigue cose potremmo riuscire a far fare a Lara insieme a un nostro amico online. Che sempre più giochi della console Microsoft Xbox 360 utilizzino una qualche interazione con la periferica Kinect è già noto a tutti. Quello che non si sapeva fino a poco tempo fa è che Dead Space 3, un nuovo capitolo della saga horror, ne farà uso. Vediamo come con il servizio di Mario senza monete. Avete passato notti insonne di fronte al primo Dead Space? Avete desiderato di essere ciechi e sordi giocando al secondo capitolo di Dead Space? Adesso la paura sarà fonte con la quale il gioco che giocherete giocherà con voi mentre ci giocate. Parliamo ovviamente di Dead Space 3. Quello che vediamo è una fedele riproduzione della Xbox 360, perché la mia ancora è in negozio, e del Kinect ovviamente. Questo saprà catturare le vostre urla di terrore e ne farà uso in qualche modo. Non è ancora chiaro se utilizzerà a vostro favore addolcendo la pillola contro di voi o trasformando la pillola in una supposta pronta ad entrarvi su per il sedere. Staremo a vedere. Gli sviluppatori di Diablo 3, altrimenti conosciuto come eBay The Game, hanno finalmente detto che nella patch 1.0.7 verrà implementato il tanto famigerato PvP. I giocatori di tutto quanto il mondo potranno dare sfoggio della loro cinesaggine ai livelli di bot con le loro armi da 162 di forza, 1300 di DPS, castone e ovviamente danno da colpo critico contro giocatori meno cinesi di loro e finalmente prevarre contro di loro. Brutta notizia soprattutto per i pezzenti che comprano giochi e accessori import. Se lo farete anche con il vostro gamepad della neonata Wii U, potrete utilizzarlo come vassoio oppure come fermacarte, ma non per giocarci. Ricordiamo che la console ci vincola a giocare i giochi della sua stessa regione di provenienza, essendo region locked, ma se questo siamo abituati, mai potevamo aspettarci che addirittura il gamepad sia legato alla regione dove viene acquistato, essendo anche questo region locked. Cazzo. Facciamo adesso una breve pausa con le nostre news e passiamo all'angolo recensioni. Passo quindi le linee a Salvatore, il recensore, che oggi ci recensirà Uncharted dell'Abisso d'Oro e Resident Evil 5. A te la linea. Uncharted, l'Abisso d'Oro, è uno dei giochi di lancio della console Sony PlayStation Vita. Sviluppata dal Sony Band Studio, è un gioco bello cazzo! Puoi sparare, ti puoi muovere così, ci sono i trofei e poi è Uncharted 10! Questo gioco fa cagare. 5. Ringraziamo Salvatore recensione e passiamo alla nostra penultima news prima di dare la linea a Enrico Te lo dico con l'unboxing della settimana.
L'espansione del quasi sempreverde MMORPG del targato Square Enix Final Fantasy XI ha una data. Sekiro Shadows Die verrà rilasciato al prezzo di quasi 30 euro o dollari il 26 marzo 2013. Sarà possibile scaricare la patch del gioco già una settimana prima per essere già pronti a giocare subito non appena la patch sarà online. Siccome ovviamente i giocatori sono sfigati, ci si aspetta un crash del server proprio alla mezzanotte del giorno 26 marzo, ovviamente. Sfigati. Inoltre, il fratello sfigato dei Final Fantasy XI, ovvero Final Fantasy XIV A Realm Reborn, ha invece una roadmap per le sue fasi di beta. Saranno quattro. Ognuna avrà una durata media di circa 3 settimane e saranno intervallate da 1 o 2 settimane di debug. Le prime due fasi saranno soltanto per la piattaforma PC, le ultime due invece saranno anche aperte ad alcuni utenti PlayStation 3. L'ultima fase invece inoltre dovrebbe essere open beta. Gli obiettivi di queste fasi beta saranno mirati al rimbilanciamento del sistema del livello, di livellamento dei personaggi, di combattimento, di crafting e di gathering, ottimizzare ovviamente l'interfaccia utente e provare il trasferimento dei personaggi, ovviamente un server stress. Final Fantasy Online 14. Che tristezza. Grazie ad Enrico. Per l'ultima notizia vorremmo essere un po' più seri. La Sony ha cessato la sua produzione di PlayStation 2 nel territorio del Sollevante. Le console verranno ancora distribuite, ma appunto non saranno più prodotte. Dopo quasi 13 anni di servizio, ci sentiamo in dovere di ringraziare la PlayStation 2 per le emozioni che ci ha fatto provare. Probabilmente è l'ultimo reduce di una generazione di videoludica dove guadagnare non era il solo e unico obiettivo delle software house, ma dove creatività, passione per il proprio lavoro e mira alla qualità sono sempre stati per molte software house le parole d'ordine. Grazie ancora a PlayStation 2. Con queste parole vi salutiamo e vi aspettiamo sempre qui la prossima settimana.